si vuole veramente aiutare se stessi quando si è in crisi, semplicemente si vuole crescere psicologicamente, riuscire a vivere meglio, si deve prima riuscire ad ascoltare la propria interiorità, la propria profondità, per capire quali sono le mie personali esigenze, priorità, cercando di rispondere poi con dei comportamenti nuovi, con uno stile di vita nuovo, a ciò che si legge dentro di sé. Ognuno leggerà delle cose diverse dentro di sé, perché ognuno ha un autore diverso, una storia diversa, no? Insomma, cercate le risposte dentro di voi, nella vostra profondità, e non magari nelle cose che avete sentito dire, nella mente condizionata. Qualcuno potrebbe giustamente dire, le parole, come si fa ad ascoltare la propria profondità, la propria anima? Quando si riesce a stare nel presente, bisogna vivere il qui e ora, senza pensieri, senza pensieri della mente, della testa. Vivere il momento presente. E poi quando si riesce anche a lasciare cadere la vita, senza poter controllare tutto, quello è il modo per riuscire a leggere la propria profondità, la propria anima, insomma, potremmo anche dire. Cioè, allora si stabilisce il contatto con la propria anima. Quindi non è che è molto difficile, cioè la via è segnata, è difficile riuscire a rimanere in contatto con il momento, no, con il momento presente, ma è facile capire qual è la via. Comunque naturalmente c'è bisogno di un allenamento, quindi ascoltare con fiducia il proprio corpo, e quello è il paradiso dal punto di vista psicologico. Quando cioè si è in ascolto, in contatto con la propria profondità, con la propria anima, qualcuno l'ha chiamato il paradiso, psicologicamente parlando. Invece all'estremo opposto, quando in certi momenti della nostra vita noi perdiamo completamente la presenza mentale, cioè non siamo presenti, siamo in balia della mente condizionata, persi nei pensieri sul futuro, sul passato, su ciò che si deve fare secondo la società, secondo i genitori o il capo ufficio, paure, ambizioni, conflitti, quello è l'inferno dal punto di vista della nostra mente, dal punto di vista psicologico. E tutti, io penso che più che meno avrete vissuto sia la condizione mentale dell'inferno, cioè pensieri, paure, sia la condizione mentale del paradiso, quando siete presenti senza pensieri. La notizia positiva è che noi esseri umani possiamo tendere, orientarci, avvicinarci sempre di più al paradiso dal punto di vista psicologico, cioè la condizione mentale di senza pensieri. Come? Imparando a gestire la nostra mente per rimanere sempre più a lungo presenti, rilassati. Come? Sì. Infatti siamo tanti. Che quella è la via. Certo, non è facile non solo sperimentare la presenza, ma rimanere qui e ora. E nello stesso tempo lasciare cadere la vita come deve andare, senza poter in tensione controllare tutto. Come? Ci sono delle tradizioni orientali, occidentali, ci hanno insegnato come, ci sono dei metodi, la meditazione, il training autogeno di Schulz, esercizi di meditazione camminata, oppure possiamo allontanarci da questa condizione mentale che abbiamo chiamato paradiso, quando perdiamo completamente la presenza mentale e siamo completamente in balia dei pensieri e dei condizionamenti, cioè non sappiamo più chi
chi siamo, dove siamo, siamo completamente presi da tutti questi pensieri, paure, condizionamenti. Ci sono dei momenti nella vita in cui accade questo, e quello è l'inferno dal punto di vista mentale. Quindi dobbiamo, noi possiamo orientarci sempre di più verso quella condizione mentale di tranquillità, di presenza. Tutto il resto magari viene da sé, è una conseguenza della vita, ma questa è la cosa fondamentale, il resto è una conseguenza, perché il senso di benessere, la felicità, no? Sentire la vita, il senso della vita, sentimenti positivi, valori, il senso morale, comportamenti solidaristici, altruistici, anche l'allegria, anche il viso più sorridente. Questo è una conseguenza naturale del riuscire a trovarci, dello stare in quella condizione mentale, senza pensieri, presente. Tutto quello viene di conseguenza, non è che ci dobbiamo sforzare di sorridere o di avere un comportamento solidaristico. Quando una persona sta bene, no? È in contatto con la propria anima, tutto questo arriva da sé. Questo benessere, felicità, comportamenti buoni, solidaristici, eccetera. Non possiamo più connessere la nostra anima. Insomma, in senso psicologico, il paradiso e l'inferno non sono nell'aldilà. Questo è il punto di vista delle religioni. Non si muore, si va in paradiso o in inferno. No. Dal punto di vista psicologico, sono qui, in questa vita. E sta a noi imparare ad orientarci sempre meno verso quella condizione mentale, psicologica, perché ho detto si può chiamare inferno, pensieri, confusione mentale, ansia, depressione, a volte proprio disperazione, condizione mentale piena di pensieri, e orientarci sempre di più nella direzione opposta, cioè quando riusciamo a rimanere presenti, cioè qui, vivere la presenza, svegli, vigili, e a lasciare accadere. Insomma, quando siamo più connessi, più in contatto con la nostra anima.